stamattina abbiamo fatto una protesta per sensibilizzare la direttrice scolastica dell'Istituto Quadrati di Via Paolo Tossi, dove praticamente stanno succedendo delle situazioni rispetto alla didattica consueta a causa della pandemia, situazioni abbastanza paradossali. Mi spiego, smembramenti della classe, specialmente in particolare delle quinte, cambio di orari, pomeridiano, mattutino, 3 ore di didattica al giorno, sia di mattina che di pomeriggio, per 3 giorni a settimana rispetto ai 5 previsti. Loro ascolto in questo momento, ci sono dei rappresentanti che sono presenti all'interno dell'istituto per farsi ascoltare. Io sto chiedendo il nulla osta per cambiare scuola e non mi fanno accedere come dovrebbe essere un mio diritto. Niente, che non si può accedere perché ci sono le forze dell'ordine e la scuola praticamente inaccessibile. Questo è il concetto che hanno espresso tramite un collaboratore. Abbiamo portato al vaglio la situazione delle quinte a tempo pieno che hanno avuto le maggiori difficoltà nell'organizzazione scolastica. E ci è stato assicurato che oggi al collegio docenti verrà novagliate le varie soluzioni che abbiamo proposto, come l'alternanza su tutte le interclassi ogni 2 settimane, cioè che non debbono fare i doppi turni soltanto le quinte, ma dopo 15 giorni inizieranno le quarte, poi inizieranno le terze, poi le seconde, addirittura le prime, sempre in attesa che arrivino i moduli esterni promessi dalla regione. Nel momento in cui arriveranno si passerà tutti a tempo antimeridiano. Io ho 2 figlie iscritte in questa scuola, una frequenta la terza, l'altra frequenta la quinta. Entrambe le classi sono state completamente smembrate, con una suddivisione non assolutamente omogenea. Addirittura mia figlia che frequenta la terza è stata, diciamo, accorpata ad un'altra classe con 2 sole compagne dell'anno scorso. Questo chiaramente lede quelli che sono i principi didattici e i principi anche, diciamo, di omogeneità delle classi, perché in realtà c'è una disomogeneità assoluta. Sono stati tutelati sicuramente le fasce più deboli, ovvero bambini con disabilità eccetera, ma non è stato mantenuto alcun criterio oggettivo. Le maestre e la prese hanno adottato criteri assolutamente soggettivi ed arbitrari nella gestione praticamente di questa situazione. Soprattutto oggi che è 30 settembre non abbiamo ancora la contezza di ciò che sta accadendo a scuola praticamente, non abbiamo avuto delle certezze circa gli orari d'ingresso, non sappiamo quando andranno la prossima volta perché oggi è stato il primo giorno, molti non sono entrati, ora andranno direttamente lunedì. Una situazione che io reputo intollerabile, tant'è vero che sono stato costretto a iscrivere mia figlia a una scuola privata con aggravio di spese anche per, diciamo, la famiglia. In più la necessità di far collimare le nostre esigenze sono state ampiamente ignorate, sono state notificate delle diffide tramite studio legale alle quali sono state date delle risposte vaghe e anche ritardatarie alle richieste della situazione che si è venuta a creare, che chi ha più bambini è surreale nella misura in cui bisogna far conciliare l'uscita di un bimbo all'1:30 con l'ingresso di un altro alle 2, con problemi personali, chi ha patologie a vario titolo che non sono state prese in considerazione, cambio di docente, nello specifico un bambino che ha avuto dal 1° al 4° anno di scuola elementare, ok, capisco la pandemia, ma cambiargli anche il docente si crea oltretutto, oltre a non dare una valida continuità didattica, otteniamo anche il risultato di creare confusione a questo ragazzo che si ritrova anche ad avere un'altra docente.